Diciamo che il numero di denunce per situazioni di sfruttamento è in crescita. Per anni abbiamo avuto questa cappa di piombo del reato di clandestinità che non incoraggiava certamente le persone a denunciare perché rischiavano immediatamente l'espulsione. Gli strumenti ci sono, hanno uno strumento, i lavoratori andrebbero premiati sia dall'articolo 18 della vecchia legge 286 del 98. Non sono incentivati perché non c'è una casistica sostanziale in cui la premialità viene riconosciuta a chi ha denunciato. Poi i processi sono particolarmente lunghi, esosi, tutto questo non incentiva le persone a denunciare. Per migliorare la situazione a favore dei lavoratori va detto che va contemplato e esplorato un percorso un po' più semplice, di facile accesso alla tutela protettiva attraverso il permesso di soggiorno per motivo umanitario, per protezione o diciture del genere. Poi un'altra cosa, non è sufficiente che sia il caporale debba pagare da solo la sua condotta disdicevole. No, certamente c'è un imprenditore che si avvale di questa manodopera. C'è certamente un imprenditore che trae ingiusto profitto di questa manodopera. Quel datore di lavoro va colpito, va punito. Purtroppo questo non avviene. Non avviene come se non esistesse quell'articolo 12 della 286 del 98. Il problema di fondo, per farla breve, il problema di fondo è che la normativa su queste tematiche è sparsa in più testi, spazia dalle convenzioni internazionali, dalle varie direttive europee alla normativa domestica nostra, nazionale italiana, però è tutto sparso così, nessuno ha mai messo mano a questa disarticolazione.